Signore e signori, benvenuti in questa nuova ricetta con la nostra Super G, che sono sempre io. E buongiorno, benvenuti appunto in questa nuovissima ricetta. Oggi prepariamo un dolce. Un dolce molto semplice con ingredienti che solitamente tutti hanno in casa, perché io in questi giorni che appunto poi partiremo non ho uova, non ho burro, non ho cose e quindi vado ad utilizzare gli ingredienti che ho per fare una semplice torta all'acqua con le gocce di cioccolato. O variante che poi vi dirò senza le gocce di cioccolato. Vediamo subito gli ingredienti che ci servono per questa ricetta. Partiamo subito dallo zucchero semolato classico, acqua che ovviamente sarà la protagonista principale in quanto si tratta appunto di una torta all'acqua, olio di semi, girasole, quelli che preferite, farina di grano, tenero, 00, sale, gocce di cioccolato e poi torniamo indietro, abbiamo zucchero vanigliato o vanillina e il lievito, quindi molto 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 semplice. Iniziamo subito. Allora, il primo passaggio in assoluto è quello di accendere il forno. Io l'ho acceso a statico, 180 gradi. Secondo passaggio andiamo a setacciare tutta la nostra farina, quindi semplicemente piano piano la facciamo scendere, anzi fammi prendere un cucchiaio che così non facciamo danni. Perfetto. La facciamo scendere piano piano e la andiamo a setacciare in modo da avere appunto non avere grumi, quindi in questo modo la setacciamo tutta per un totale di 330 grammi, giusto? Esatto, piano piano la andiamo appunto a setacciare tutta così da non avere alcun tipo di grumo che potrebbe poi darci fastidio nella torta. Facciamo la stessa cosa con una bustina di lievito, quindi andiamo a setacciare anche quello, perché appunto sapete che si fanno sempre quelle palline fastidiosissime che poi non si vanno a sciogliere per bene e danno molto fastidio, quindi semplicemente andiamo a setacciare anche quello. Ultimo passaggio per quanto riguarda le polveri, andiamo ad aggiungere la vanillina, lo zucchero vanigliato. Io ho quello, quindi vado con lo zucchero vanigliato e via, una bustina. Perfetto. Ora questi li mettiamo da parte un attimo e proseguiamo con zucchero e acqua. Ora ho versato 310 g di acqua all'interno di un contenitore qualunque e la dovete far diventare tiepida, non bollente ma tiepida, quindi la metto in microonde intanto che peso lo zucchero. Eccolo qua il nostro microonde. E via, lo facciamo partire, lo teniamo comunque d'occhio che non deve essere troppo calda. Nel frattempo pesiamo lo zucchero, li mettiamo nella nostra ciotolona. E appunto serve un contenitore capiente perché poi andremo a versare tutti gli ingredienti lì dentro. E versiamo 100 g di zucchero. Siamo arrivati al punto caliente. Allora abbiamo appunto versato lo zucchero, come vi ho fatto vedere, e scaldato l'acqua che appunto è tiepida, non è bollente, non potete ovviamente sentirla, ma fidatevi che non è bollente, ma è tiepida. Andiamo ad aggiungerla quindi piano piano con lo zucchero fino a farlo sciogliere completamente. Quindi piano piano con la frusta noi andiamo a girare e facciamo sciogliere. Deve essere tutto sciolto completamente. Non ci devono più essere granetti. Pesiamo ora 45 g di olio di semi. Allora, piano piano, non vogliamo esagerare. Stiamo attenti. E lì intanto va su, ferma, 40. Ok, facciamo ancora proprio tic. E arriviamo a 45. Perfetto. Ok, arrivati a questo punto abbiamo pesato il nostro olio, lo andiamo ad aggiungere all'acqua e allo zucchero. E voilà, mescoliamo giusto per, anche se in realtà non è che andiamo molto a mescolare. Andiamo ora con il sale, quindi un pizzichino di sale, voilà. Il nostro macinino che trovate in descrizione. Esatto, e la variante di cui vi parlavo prima arriva a questo punto. Se volete farla semplice, quindi senza gocce di cioccolato, potete aggiungere le scorze di limone ora nell'acqua per poi andare ad aggiungere le farine e le polveri. Come nel mio caso, se invece mettete le gocce di cioccolato, le metteremo alla fine, che così nell'impasto, insomma, certo. Quindi qua abbiamo mescolato tutto e piano piano adesso andiamo ad aggiungere le polveri. Quindi, sempre con la frusta in movimento, facciamo scendere tutte le polveri. Certo, perché a mettere le gocce di cioccolato direttamente nell'acqua liquida si scioglierebbero. Esatto, non avrebbe più senso. Cioè, esatto. O meglio, diventerebbe una torta al cioccolato, tutta scura. E invece noi vogliamo che le gocce rimangano tali. E piano piano mescoliamo con questi movimenti catartici. Facciamo scendere tutti gli ingredienti. Piano piano poi stiamo andando ad amalgamare, stiamo attenti
ovviamente a non fare i grumi. Sempre con la frusta, vedete che comunque si disfano subito, piano piano noi facciamo scendere, voilà. E si va. E giriamo. Ecco, questa è più o meno, diciamo, la consistenza, guardate, che deve raggiungere l'impasto. Esatto, direi che ci siamo anche con la mescolatura, chiamiamola così. Voilà. E adesso andiamo ad aggiungere l'ingrediente segreto, ossia le gocce di cioccolato. Aggiungiamo finalmente le nostre goccine di cioccolato. Io vado un po' a sentimento, ragazzi. Tanto non bastano mai. Io non le peso, onestamente. Vado un po' così. Quanto basta, ecco. Come mi dice il cuore. Direi che facciamo così una girata, no, con la nostra Marisa e vediamo un po' com'è. Se basta che siano abbastanza, diciamo, presenti, omogenee nell'impasto, ecco, né troppo tanto né troppo poco, perché dopo magari possono anche stufare. Esatto. Se sono troppe. Andiamo così. Però dai, l'impasto sembra essere venuto. Cosa dite? Secondo me bene. Bastano, ci possono stare, magari ne aggiungiamo proprio due ancora. Mm-hmm. O dite che sono sufficienti? Vai, butta dentro. Proprio due di numero, non andiamo a esagerare troppo, perché davvero altrimenti rischiamo di stufare. Una, ne voglio ancora, una. Ok, mescoliamo tutto per bene con la nostra Marisa e poi ci spostiamo appunto nello stampo. Allora, passiamo ora al nostro stampo. Io utilizzo questo di silicone, ma per essere sicuri al 100%, visto che non è la prima volta che faccio la torta all'acqua e a volte mi fa degli scherzetti, vado con un po' di carta forno, così siamo sicuri al 300% che non si possa attaccare. Ultime parole famose, si attaccherà anche alla carta forno. No, scherzo. Quindi andiamo di carta forno, l'ho bagnata che così appunto non si muove all'interno dello stampo. Voilà, vedete? Andiamo a metterla bene bene in fondo e poi ci andiamo a appoggiare il nostro composto all'interno. Il nostro imposto. Okay. Facciamo la cascata. Facciamo la nostra bellissima cascata di impasto. Ci sei? Vai, sono mortale. Pronto. Via. Che meraviglia. Direi che ci siamo. Vai. Con la Marisa buttiamo dentro le ultime cose rimaste. E poi siamo pronti a infornare. Esatto. Eccola qua, la nostra la torta pronta per essere infornata. Esatto, e la cuociamo a 175 gradi per circa 45 minuti. Poi, come al solito, teniamo d'occhio perché ogni forno ha la sua. Quindi apriamo il nostro forno e andiamo ad adagiare dentro la nostra tortina. Voilà! Impostiamo il timer a 45 minuti e poi la controlliamo mano a mano. Quindi 45 minuti. 175 gradi. Ovviamente forno statico. Ci vediamo tra 45 minuti o forse di più, chi lo sa. Ciao. Ciao. Ed eccola qui appena sfornata. Esatto. Adesso siamo pronti ad andare dai miei. Dai suoceri. E quindi vediamo poi come sarà. L'assaggeremo insieme. Quindi fra 2 secondi andiamo all'assaggio. Ed eccola qui la nostra torta già tagliata. Esatto, ecco qui il risultato con le nostre goccine di cioccolato. Veramente top. Quindi assaggiamola, dai. Buon appetito. Com'è, buona? Buonissima. Perfetto, dai. Grazie a tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto. Lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. In descrizione trovate ovviamente tutte... Tutti gli ingredienti, link, esatto, e ovviamente i link ai nostri social e tutto il resto. Alla prossima, ciao.